La nuova evangelizzazione è prendere coscienza dell'amore misericordioso del Padre per diventare strumenti di salvezza per i nostri fratelli. Così Papa Francesco, ricevendo i partecipanti alla plenaria del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, incentrata sul rapporto tra evangelizzazione e catechesi. L'invito è quello di cogliere i segni dei tempi, rinnovando il linguaggio dell'annuncio, senza paura, ma offrendo risposte coerenti alla luce del Vangelo. Così, nell'esperienza concreta di misericordia, dopo l'incontro che trasforma, si inserisce il tema della catechesi. È lo Spirito Santo, sottolinea il Papa, il protagonista dell'evangelizzazione. Apre i cuori e la mente, pertanto l'educazione alla fede richiede coraggio, creatività e decisione nell'intraprendere strade inesplorate per incontrare Cristo. E questo è ciò che gli uomini attendono oggi dalla Chiesa, che sappia camminare con loro, offrendo la compagnia della testimonianza della fede, che rende solidali con tutti, in particolare con i più soli ed emarginati. Quanti poveri, anche poveri nella fede, quanti poveri attendono il Vangelo che libera. Quanti uomini e donne nelle periferie esistenziali generate dalla società consumista, atea, attendono la nostra vicinanza e la nostra solidarietà.